Salve a tutti ragazzi, qui TTD e benvenuti in questo nuovo video di Duck and Battle. Ragazzi, proviamo a battere Broly per la prima volta usando un team STR. Non li ho mai usati team STR, per chi mi segue già da tempo sa che il mio team preferito è la GL e il mio team STR, diciamo, non è proprio messo malissimo, ma non l'ho mai utilizzato. Comunque, andiamo subito, eventi, andiamo da Broly, andiamo a salutare Broly. Ci ho provato già una volta, quindi so che bene o male funziona. Il problema è quanto funziona. Ok, super 50. Allora, io direi di cercare un Omega SA10, se possibile. Se possibile un Omega SA10, perché il Lower's Death è molto alto e torna utile soprattutto per le due fasi. Eccolo qua. Come vedete, il team che mi porto è Omega, Metarildo, Trunks, Butenks, ovviamente poi c'è Gogeta e Vegeta Super Saiyan 3. Gli item che mi porto sono questi, ma nell'ultima run che ho fatto mi sono bastati solo due dende, quindi speriamo che vada bene anche qua. Direi di andare di Ki perché non c'ha molti link questo team, quindi non funziona proprio ancora proprio bene bene. Dovrei cercare altri personaggi. L'unica combo che funziona bene però è Omega e Metarildo, che vanno molto d'accordo insieme e sono abbastanza utili. Allora, vediamo se riesco. 6-2. Sì, 6-2. Non riesco a dargli molto ki, questo è un po' un problema. Oh, però un po' di ki lo riusciamo a prendere insieme a un R Medal, perfetto. Andiamo, vediamo un po' cosa succede. Oh, Vegeta, vabbè, era meglio Gogeta. Andiamo di 2-1, ragazzi. E speriamo. Va bene, dai. Ok, perfetto, parte la prima battaglia. Ovviamente il primo boss, Broly normale, è un po' una merdina, diciamo come stanno le cose. Direi che possiamo anche tankare con Butenks e fottercene. Tanto dovrebbe morire in niente. Lo osciliamo, sì, boh, vabbè, dai, lo osciliamo, se non si sa mai che non vinciamo, quindi. Vai, minus energy powerball. Morto. Ok, morto, distrutto. Cioè, il mio Omega, non, forse ho letto male, forse era quello del friend. Comunque, il mio Omega SA1, se questo era Omega SA1, GGVP proprio. Eccolo qua, getting stronger. Yes, much stronger. Vai così, Broly. Ok, allora, qua iniziano un po' i pericoli. E sinceramente non so con chi tankare. Facciamo così. Cerchiamo di dare una ulti a coso? A Omega, così almeno gli iniziamo a fare Lower's Death. Ho paura però che 26.000, vabbè, per ora lo posso tankare 26.000 di danno. Non è un problema. Ok, Lower's Death è andato. Cerchiamo di fare un altro turno perfetto. Allora, direi di mettere a tankare con Metarildo. Ecco, perfetto così. Metarildo in quella posizione perfetta. Diamo una ulti anche a Vegeta, però con il ki qua. E poi al prossimo turno di nuovo abbiamo Omega. Wow, wow, tanto danno, ragazzi, wow. Ok, 56.000, 7.000, ok, 7.000, non mi ha fatto proprio niente. Devo dire che Metarildo ci sta. Ok, perfetto. Gli sciliamo o proviamo a ucciderlo? Io direi di provare a ucciderlo. È molto più conveniente la cosa. Uccidiamolo. Ok, e andiamo così. Perfetto. Dovrei riuscire a ucciderlo in questo momento. Vediamo un po'. Ok, vai Gogeta. Ok, sì, con Gogeta è morto. È morto, non ha più niente da fare. Boom, perfetto, capo. Ok, Broly, incazzati. What was that supposed to be, Goku? Perché non dice Kakarot? Vabbè, Dokkan andato a cazzo di cane. Allora, tanchiamo in questo modo il primo colpo. Ok, non so se dare la ulti a Trunks. No, teniamo
Gli ho dato la ulti, sì. E non volevo farlo, vabbè, abbiamo... Oh, farà male! Un po' di danno lo riceviamo. 30.000, ok, ok. Va bene, va bene. Con calma, ragazzi. Qua basta andare solo con calma. Oh my god, vai, lowers death, fallo. Greatly lowers death, vai. Wow. Oh, additional attack. Vai così, Omega. Vai così, Omega. Wow. Stato... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Li abbiamo one-shottato in un turno, raga! Perfect run e one-shot! Wow! Cazzo, questo non me l'aspettavo proprio, ragazzi! Vi giuro, non mi aspettavo perfect run e one-shot! Mamma mia, ragazzi! Il danno che gli abbiamo fatto con quell'Omega! Vai così, ragazzi, altre 7 medaglie per il nostro caro amico Broly fisico, che lo porteremo a tour entro breve. Vai così, cazzo, non mi sarei mai aspettato un one shot al primo turno, non me lo sarei mai aspettato, ragazzi. È stato molto, molto, molto fortunata quella combo, diciamo. Va bene, ragazzi, direi che per questo video di Dokkan Battle è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook e su Twitter. E se volete parlare con me, fare una chiacchierata anche con tutti gli altri iscritti e parlare di Dokkan in generale, fate un salto anche su Discord. Link, tutti i link ovviamente sono là sopra, a sinistra o in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.